Ragazzi, sono arrivato, questa è la mia camera, io dormirò qua sotto, avete già posizionato tutto, computer, cavoli e mazzi. E adesso qua c'ho la finestra, però purtroppo la finestra, come potete vedere, ha i vetri quelli graffiati, quindi quelli che insomma non fanno vedere fuori, quindi non vi posso far vedere il panorama. Comunque la camera la vedete, è piccolina, ma c'ho dentro tutto, quindi alla grande insomma. Poco andrà in onda la super partita tra Fuori Rosa TV e il resto del mondo, che sarebbero loro due. Se il resto del mondo rappresentativa Trentino Alto Adige, tanto per ecco, comunque la sfida contro loro due, io da solo contro loro due. Ciao ragazzi, sono in mezzo al bosco, guardate che figo qua. Boh, facciamoci una ci sto facendo una passeggiata, il tempo non è proprio dei migliori, ma non sta piovendo, è coperto, quindi dico va, facciamocela sta passeggiata adesso. Proviamo a farci qualche chilometrata, vediamo cosa viene fuori. Beh, diciamo che il tempo promette bene, eh? C'è proprio un tempo. Oggi nel bosco, ma ed è il primo giorno che vengo a cercare i funghi, ma credo che dubito di riuscire a trovare qualcosa, anche perché per colpa di qualcuno mi sono dovuto uscire tardi e qua mi sa che hanno già spazzolato. Comunque sono in giro a cercare, chissà mai che qualcosa di buono venga fuori, vediamo insomma, eh. Guardate che bel paesaggio, guarda. Bah, vedremo. Allora, stamattina siamo andati a Malé al mercato, sono andato a funghi e adesso tra poco vi posto la foto con due trovate, niente di che, ma già meglio di ieri. E sono passato pure da Dimaro. E questa è la foto di quello che ho visto. Bene, avete notato proprio passato di fronte a dove il Napoli faceva il ritiro, insomma. Insomma, qua per il momento procede bene, dai, guardate qua un po' di panorama su, dai, non si sta male per ora, dai, andiamo avanti così. Ragazzi, stamattina per andare a funghi ho cambiato posto, cazzo è ripido come una bestia, sto facendo una fatica, vabbè, però qualcosina si è tirato su, adesso vediamo di tirar su ancora qualcosa se si riesce. Ragazzi, ho male alla gamba. Non volevo venire a funghi oggi perché ho detto c'ho male alla gamba, rischio di farmi poi male. È il giorno dove ho trovato più funghi in assoluto. Guardate che meraviglia. Un cestello di finferli. Spettacolo! Adesso andiamo avanti a passeggiare e vediamo se salta fuori ancora qualcos'altro. Che spettacolo! Allora, come potete vedere, sono di fronte all'entrata, insomma, delle funivie Folgari da Marileva. Lì c'è la biglietteria, lo ski pass. Ecco, ve lo faccio vedere perché in realtà io ho la casa dove sono quest'anno, che è praticamente attaccata a queste funivie. A chi piace sciare sicuramente avrà sentito parlare delle funivie e soprattutto di Marileva. Questa è la funivia di 900 che poi porta a 1400. Da 1400 poi si vanno tutti gli impianti, insomma, ecco questa è praticamente attaccata e ce l'ho di fronte, quello che vedo io praticamente tutte le mattine, insomma. Vedere, questa è la stazione di Marileva. Cioè praticamente casa mia è dietro alla stazione, guardate qua, questa è la stazione della ferrovia Trento-Malé, quello che sentite è il torrente che c'è giù, non riesco a farvelo vedere perché ci sono tutti gli alberi, quindi non riesco a farvi vedere il torrente, che tra l'altro è un torrente molto famoso per il rafting. Comunque questa è la stazione, come potete vedere ci sono anche gli ascensori, le scale, insomma, ecco, casa mia è praticamente lassù.
Questa è la sala antidoping di dove gareggiano quando fanno i mondiali o i campionati italiani di rafting. E questo è il torrente Noce, che è, avete visto, velocissimo, tante curve, arriva fino a Dimaro ed è teatro di gara. Vedete, si sta arrivando un gommone dove praticamente fanno diversi campionati italiani e campionati anche del mondo di rafting e canoa, K2, eccetera, eccetera, eccetera. Allora ragazzi, guardate questo manifesto che c'è in tutta la valle, in poche parole, il 25-26 agosto, Coppa del Mondo Trials di Vermiglio di mountain bike. E se potete vedere, guardate, a parte che c'è scritto anche qua, ve lo giro, Val di Sole Bikeland.com, ma poi qua c'è scritto proprio Val di Sole Bikeland. Perché Bikeland? Perché la Val di Sole è probabilmente uno dei posti dove hanno fatto più Coppe del Mondo e più campioni del mondo di mountain bike. Ha dei boschi e delle piste ciclabili eccezionali e veramente ne vale la pena. Assolutamente, io posso assicurarvi che farvi una passeggiata o girare con la bicicletta in questa zona è veramente una figata. Bene, mancano 2 giorni circa, 3 giorni, 3 giorni, 3 o 4 giorni, mamma mia, parto sabato, 4 giorni, che ormai stanno diventando 3. Prima della partenza sono qui in questo bel parco giochi rialzato, guardate dov'è la strada, proprio un parco giochi di montagna, il bosco è qua dietro, pensate un po'. Insomma, sono qua su questo parco giochi bellissimo, stavo pensando a questi momenti che ho passato in questa vacanza. Consiglio a tutti veramente la Val di Sole, è una figata pazzesca, cioè. Per chi ama fare escursioni, puoi fare delle escursioni, delle sgaloppate enormi, camminare proprio come dei dannati. Per chi ama far sport, è veramente il posto ideale dove far rafting, tiro con l'arco, mini golf, mountain bike. Ci sono delle piste, come vi ho detto nell'altro video, nell'altro pezzo di video, fanno tutte le competizioni mondiali, sia di rafting che di mountain bike. Veramente, veramente eccezionale. Veramente credo che sia una delle zone più belle e divertenti dove poter passare delle vacanze. Poi considerate che vabbè, a me piace andare a funghi, quindi vado a funghi e si trovano. Mi piace pescare e si pesca. E si pesca. Poi ci sono, io sono andato sul torrente Noce, che è uno dei pezzi più difficili. Ma uno può andare a pescare anche in laghetti tipo il lago dei Caprioli, che sono effettivamente molto 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 più pescosi, molto più facili, ecco, per i principianti. Insomma, qua veramente non ci si annoia. Se vuoi non ci si annoia. Grande interesse storico, culturale, ho visitato tantissimi musei. Ne ho visitati l'anno scorso, ho visitato un museo della guerra sul Forte Strino Vermiglio, che è neanche 5-6 km da qua, da dove sono io. Quest'anno ho visitato 3 musei, uno sulla civiltà Solandra, cioè sulla loro civiltà, ed è fantastico, è da vedere. Tra l'altro, per tutti gli appassionati di funghi, qua è dove è nato Bresadola, quindi il più grande, c'è chi non lo sapesse, è il più grande scopritore di funghi, è il prete che cominciò a schedare i funghi, cioè il prete dei funghi. Lui è nato qua, è cresciuto qua e ha cominciato qua. Cioè, lo studio della micologia è nato qua. Quindi andare a vedere il Museo della Civiltà Solandra è meraviglioso anche per questo. Poi sono andato a vedere il Museo della Guerra a Vermiglio, non il Forte Strino, proprio il Museo della Guerra, non era male. E ho fatto una bellissima esperienza andando a Peio, a vedere il Museo della Guerra di Peio. Peio è bello su, a 1500. E insomma, una bella sgaloppata. È stata una bella trottata. Ecco, insomma, la macchina dopo un po' ne risentivo. Non ho finito perché, se riesco, andrò anche
Su Altonale c'è un posto, Altonale c'è il Sacrario che ho visto l'anno scorso, che ho sempre visto perché passandoci ci passi di fianco. Insomma, è un posto dove cultura, divertimento, natura, tantissima natura, guardate qua che roba. Meraviglioso. Cioè, qua, tutto qua si comprime. Pensate che qua poi d'inverno si scia, che è una meraviglia, io non scio, so che si scia una meraviglia, insomma, credo che sia una cosa, un posto meraviglioso così da consigliare, credo. Veramente a chiunque, veramente. Facciamoci un'altra passeggiata prima di chiudere. Purtroppo partirò sabato, da, purtroppo, non tanto purtroppo, e anche per fortuna, perché non è che mi sia annoiato, però non so se vi capita mai, quando siete in vacanza, di sentire quella piccola nostalgia di casa, cioè di quella monotonia, no, casalinga. Che stanca, tu scappi da questo, solo che poi una volta che scappi, dopo un po' ti manca e senti quasi la necessità, il bisogno di dover tornare alle tue abitudini, però devo dire che qua è veramente una figata. Ci tornerò anche l'anno prossimo. Non so se questo sarà il video chiusura, non credo, perché penso che il video chiusura di questo vlog lo farò a casa, però veramente credo che ci sia nell'aria già quest'aria di ormai è finita, no? Ormai della fine della vacanza ci lascia sempre un po' di malinconia. L'anno scorso quando me ne andai da qua feci solo 5 giorni, quest'anno sono qua da quasi un mese. L'anno scorso quando me ne andai via, faccio anche lo scivolo, piansi. Piansi perché ti rendi conto, no, non posso fare sto scivolo che manco ci entro, ragazzi, proprio da bambini, quindi torno giù. Piansi, piansi come un bambino perché, e non è mia abitudine piangere per queste cose, perché so che questi sono posti che poi quando te ne vai ti mancano. E so già che mi mancherà l'abitudine, le abitudini che ho preso qua, cioè l'andare a funghi, che potrei anche andare giù, però non è la stessa cosa. L'andare a pescare, che posso andare giù, ma non è la stessa cosa. E poi possiamo dirlo, da atleta ti fai un culo così e quando torni che ti senti meglio. Io oggi mi guardavo i polpacci e devo essere sincero, credo che i miei polpacci abbiano avuto una crescita importante per via di queste camminate importanti, ecco. Chissà, l'anno prossimo si tornerò e chissà, magari riuscirò a fare anche qualche altra esperienza più importante, magari più in alto, più differente, non lo sai, magari io sono un cagasotto, però magari prendere coraggio, per quello dicevo il tonale, non so se riuscirò ad andare su al Passo Paradiso, proprio perché sono un cagasotto, bisogna dirlo, e lì è tanto tanto alto, quasi 3000 metri. Boh, ragazzi, boh, chiudiamo qua, dai, va, ci sentiamo col prossimo video. Raga, è il penultimo giorno di Bosco, perché poi la licenza finisce e sabato parto. Vi posso dire che oggi sono venuto e sta piovendo, cioè ha piovuto fino a un'oretta fa, quindi appena smesso di piovere, se sentite questi rumori tipo di pioggia, è semplicemente il bosco, cioè gli alberi che buttano giù effettivamente l'acqua, no? È una sensazione bellissima ma stranissima. Tanto oggi ho il mio nuovo bastone che ho appena comprato, tra l'altro, mi servirà più che altro l'anno prossimo perché ho appena fatto una trovata, vedete? Finferly. Vi giuro, ragazzi, è una sensazione strana ma veramente, veramente figa. Cioè, da riprovare altre volte, non mentre piove perché quello è un disastro se andate mentre piove nel bosco perché rischiate di farvi male. Ma col bosco un po' asciutto, un altro film. Col bosco un po' asciutto è veramente una gran figata, veramente. Ecco, se mi chiedete perché vengo in montagna, amo la montagna e mi piace andare a funghi, è anche per questo. Trovare posti come questo dove la pace e la tranquillità regnano sovrani e sei a contatto pieno con la natura. 2 minuti fa mi è passato vicino uno scoiattolo, non sono riuscito a fotografarlo, ma veramente, veramente bello. Dunque ragazzi, sono tornato, è finita questa vacanza, è finita questa meravigliosa avventura
in Val di Sole, Marileva, Mezzano, Marileva. E, tra l'altro, ho preso la maglietta dei Boston, la canotta, canotte e pantaloncini, giochi e pantaloncini. E ragazzi, è veramente stata un'esperienza incredibile. Ho conosciuto gente pazzesca, bravissime persone, persone che hanno reso questo periodo veramente speciale. E non so neanche io che dire. Non posso fare altro che consigliarvi di andare, ragazzi, perché Val di Sole è magia, senza togliere niente a tutto il resto. Ma oggi ero in viaggio, vedevo scorrere i paesaggi, vedevo scorrere i chilometri che mi avvicinavano non solo a casa, ma oltre la Val di Sole. Quindi stavo per superare il Tonale. Intanto mi guardavo attorno, guardavo questi paesaggi e mi rendo conto di essere fortunato ad andare lì ogni anno, perché è veramente un posto oggettivamente splendido, splendido, bellissimo e paesaggi incantevoli, stile architettonico favoloso. Sei in montagna, proprio nella vera montagna, no? Non in collina così. Senti la vita della montagna. Sei in Trentino, quindi una regione un po' diversa sicuramente dalla Lombardia, ma è proprio la qualità di tutto: aria, cibo, divertimenti, sport, natura, tutto eccezionale, eccezionale. Quindi io credo che sia stata una delle più belle vacanze che ho fatto in vita mia. Ringrazio tutti quelli che l'hanno resa possibile. E quindi dai amici che ho ritrovato dopo anni, anche a tutti gli altri, no? Insomma, a tutti quelli che ho conosciuto in questa nuova vacanza che è appena finita. Canale ovviamente va avanti, come andrà avanti tutto, perché il gioco è questo, ma l'anno prossimo ci ritornerò, perché credo che quando stai bene in un posto non puoi fare a meno di andarci, io la penso così, e credo che da domani comincerò a contare i giorni che mi separano dalla nuova vacanza in Val di Sole. Ciao ragazzi!